Uranus esce troppo tardi e... Mi sto addormentando. Vai, andiamo. Tanto. Gli ha fatto il tempo a scaricare l'episodio. Make the free Nasla. Anche tu devi star calmo. No, ok. No, vabbè. Ah, ma quindi è lui che va a prendere Yurio? No, no, è quello che arriva in moto. Ma non lo so, è quello che arriva in moto. Cioè, avete lo stesso taglio, che ne so. È quello che arriva in moto, quindi. Ah. Ship, 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 per favore, voglio che il mio bambino abbia qualcuno. Ma scusa. Ok. Ecco. No, vabbè, sono ho un pezzo di piccito dell'anima. Io lo amo. No, vabbè. Ma cos'è? Lo amo. Bimbo, bimbi. Ma gli dici una strada? Aspetta che magari dice qualcosa di più. Dai, che voglio mangiare. Dopo di dire le stronzate. Io mi sento troppo Yuri. A parte che devo fare il suo cosplay. Ma non sono separati, sono praticamente attaccati. Sono uguali. Guarda la vita degli altri. No, tu non c'hai Victor, certo. Non so, ma infatti è quello che sto aspettando. Però io guardo la vita degli altri te e non faccio mica. Tu aspetti Victor, ti arriva Victor. Ma che. Dai, Yuri, solo perché te non c'hai la ship. Poverino, no, gli vengo il culo. Però lo, chi ha il carattere che c'ho è il suo. Sì, c'è quel carattere. Questo vuol dire che. No. Però io non c'ho Victor nella mia visione. Quindi era tu. Ma che raga, mi sta a venire male. Ma che culo ha? Perché non l'hanno fatto vedere? No, infatti. Non l'avete fatto neanche farlo su. No. Dai, va a cagare. Mi sta venendo partiamo, male. Partiamo no, partiamo male. Non mi piace queste cesture. Lo spoiler che no. Basta! Oh, capisco la sua rabbia. Yurio, ti capisco troppo. Yurio, sei il mio spirito. Basta, ma se ti arriva anche questo. Se devi infilare il patio. Però cari. Sono mia! Ma questi gesti mi fanno morire, basta. So take me, sai. Hai letto! Hai letto! No, vabbè! Io li amo perché sono dei fottuti soulmate! Non sto piacendo! No, vabbè, ma che sto ma guardando! Ma che best puntata! No! No! Sta zitta! Sta zitta! Ti tiro un pugno! Dai, sti cazzo di spoiler! Sta zitta! Sta zitta! Stai zitta! Cazzo! No, ho dimenticato... Quello. Ma chi era Yurakshita? Ah, lo salvo il tizio qua! Era il piccolo, quello del moto! Sembro io! Oh la la, mi piacete! No, vabbè! No, vabbè, sì, Yuri, sono così felice per te, un cragnocco! Non so chi sia... No, vabbè, vai, Yuri! Yuri, spacca! Aia! Mi sono spaccato il braccio! Vai! Ma perché io non è che voglio per forza shippare una coppia, però... Mi dispiace, sono felice che sia felice! Cioè... Mi piacciono queste storie di incontri. Aveva 10 anni, piccolo Yuri. No, siete bellissimi. Yuri, se guarda che mi piace un sacco. No, raga, sì. Che carino. No, raga. Senta. Oddio. Sì, grazie, Victor. Non so come esprimere i miei sentimenti. Il braccialetto? No. No, sta zitta! No, stai zitta. Che cazzo? Minchiona.
può interrompere. Allora, siamo a non so quanto, a 13 minuti e 42. Io ho buttato giù tutto perché sono terribile e esprimo i miei sentimenti in questo modo, sì, molto aggressivo. Avanti. Ma non so come esprimermi in altro modo. Ma... se vai a parte me. Cazzo. No, perché... Non mi fai urlare, quindi sto zitta. Ma siamo seri? Io non so cosa sia successo, ok? Io non riesco, cioè non c'è, no, non so cosa sia successo. Ma è possibile? No, vabbè, passano i genitori e vedono il video, cioè i genitori ci sono. Cazzo, vedo un anello. Ma cazzo, c'è un anello adesso? Ma lo vedono? Ma mi hai appena detto lo spoiler? Ma ti ammazzo! No, sei una stronza. Ma che carino, ok, Yuri. Non cambiare il discorso. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Ma che schifo. Ma che cazzo. Cioè, come faremo? Faccelo vedere. No, ma cosa stavo... Ma lo volevo vedere. Ci potete far vedere tutto? No, vabbè. Non ce la posso fare. Ma sono tutti divisi in scimmia. Come piccite giacometti. Beh, erano divisi in coppie. Sarà quello. No. Cazzo. Cazzo. Ma non mi sembra possibile. Cazzo. Sì, piccito! Sì! Sì! Guarda come... Ah, guarda Yuri! Oh, guarda Yuri, guarda questo! Oh. Ah, ma perché ti fidanza? No! Ma è possibile? Ma che cazzo me ne frega, c'è già in porta troia. Dice, mi ha rovinato. L'ha fatta apposta perché era troppo forte. Raga, ma perché non me l'hai fatto mai vedere a letto? Basta brillare, sto cazzo di anello, viene male. Lo vedo anche se non brilla. Rifletti sulla vita, Victor. Su quando sei felice, perché io sono... No, non te lo sapevo. Cazzo, ma Mario, è possibile sto anime? Esiste davvero? No, non può essere. Non può essere, non può essere, non può essere. Non può essere veramente. Basta! Lo devo rovinare. Yurio, in modo. Yurio. Amo, 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 ma amo, che amo. Oddio, c'ho paura, chissà Mario. Perché? Dammi la mano. Dammelo, ma è suo padre! Guarda, Miyako, Victor, dammi. Madonna, ma guarda Yurio. Gigi. Amo. No, vabbè. Che belli! Sembra tipo i genitori che... Cioè, voglio dire... Cazzo! Ho capito! È bellissimo! Mi viene da piangere! Gigi, ma me frega! Cioè, come ti mi piace un sacco oggi? Questo è un sacco è bello! È troppo da questo! Bravo! Piccito, sì, bello! Ma smetterai là! Oh, io voglio bellissimo! Cos'è sta scena? Piangere. Ah, mi piace un sacco Yuri che cambia con sicone senza occhiali, cioè un character di development, del development bellissimo. Un cambiamento, crescita personale. Cos'è? È cambiata l'ending! No, secondo me è solo per fare di quello che ha fatto. No! Io lo amo! No, vabbè! Ha ballato! Ma che cazzo! No, no, no! Sì! Io lo amo già come... No, vabbè! Ma che cazzo! Ah! Ok, facciamo
mai troppo. Io non ho chiesto questo nella vita, per favore. Non ho chiesto questo di... No, vabbè, io... No, porca troia! No, ma io questo me lo devo stappo in faccia. Me lo stappo in faccia. Io posso fare un discorso serio. È vero che era un'angela. Ma gliela avevo chiesto. Mary. 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 Cazzo, l'anello! Ok. Un discorso serio. Fallo perché io non ho parole. Perché che Yuri on Ice è così bello. Perché a parte che in sé l'anime è proprio bello, cioè già dalla prima puntata era un bel disegno, era bella la trama, era bello tutto. Poi è bella anche tipo come è finita quest'ultima puntata che fa sputtanare. Ma è no, più che c'erano due che puoi shippare come in tutti gli altri anime sportivi, ma per la prima volta si sentono. Mi dispiace per la gente che non ha sofferto come noi, poveri, poveri Fujoshi, che da anni attendiamo una ship che diventi canon e finalmente sta diventando canon. Cioè io non riesco a esprimere tutta questa felicità e mi dispiace che gli altri non possano provarla, perché è una cosa bellissima, è proprio un regalo, è un regalo bellissimo. Cioè, e poi io quello che... è che non è mai ancora stato sottolineato il fatto che siano entrambi maschi. Non l'hanno ancora detto, per me è una cosa meravigliosa. Ma no, ma perché è come una coppia che si è innamorata e basta. Però... non l'hanno voluto mettere sotto la categoria. Ed è un passo bellissimo. Più che altro la gente si lamenta che deve essere messo sotto Yaoi Shonen. No! No! Perché è una cazzo perché di coppia. È un anime sportivo. Quando e ci sono due che si sono innamorati. Se c'era un anime sportivo in cui un maschio e una femmina si mettevano insieme, non ci mettevano hetero in testa. No! Perché no? Ma... grazie. Manderò un appello. Aiuto, grazie. Grazie veramente. Grazie. Possiamo chiudere.